Amici di Unibet, mentre al Foro Italico cominciano le qualificazioni degli internazionali d'Italia, alla Caja Magica di Madrid, comincia invece il weekend delle finali. Si parte con la finale femminile, Simona Halep che ieri ha distrutto Samantha Stosur contro Dominika Dzibulkova. L'Halep favoritissima, data circa 1,50, un punto in più per la sua avversaria. Halep favorita perché quando si fa braccio di ferro da fondo campo contro di lei, contro una Halep così ben centrata, diventa difficile abbattere quel muro se non ci si chiama Serena Williams o Vika Zarenka. La Dzibulkova è in grandissima forma atletica, in grande fiducia, credo che possa anche venire fuori una buona partita, anche abbastanza lottata. Però la Halep è sicuramente favorita, così come nelle semifinali maschili noi vogliamo che i favoriti vincano, vogliamo la finale tra Rafa Nadal e Novak Djokovic, quei due più forti giocatori sulla terra battuta. Se il compito di Djokovic appare più semplice contro Kei Nishikori, non tanto perché Nishikori non l'abbia mai battuto, basta ricordare la semifinale di un paio d'anni fa allo US Open, ma anche la quota a 6 di Nishikori deriva dal fatto che il giapponese è uscito da due grandi battaglie negli ultimi tre turni contro il nostro Fognini prima e contro Kyrgios ieri. Non credo possa essere al 100% delle sue energie psicofisiche per battere Djokovic. Bisogna essere al 100% delle proprie energie psicofisiche. Quindi Djokovic è sicuramente favorito per un posto in finale, così come Rafa Nadal, il quale ieri si è distratto un set contro Raul Sousa. Non potrà permetterselo contro un Andy Murray sicuramente in crescita di forma, ma credo che anche grazie alla spinta del pubblico che a Madrid e in Spagna in generale, ma in particolare a Madrid non è esattamente tra i più corretti, però diventa una spinta fondamentale per lui. Lo si vede anche guardando l'angolo di Rafa Nadal, sono tutti sempre tesi perché vogliono questa finale contro Djokovic e alla fine credo che al massimo Murray possa portargli via un set, ma alla fine Nadal regalarci la finale che tutti aspettiamo, come dice l'hashtag di Unibet, puoi scommetterci.